Per celebrare le biodiversità del bel paese, torna domenica 21 maggio l'appuntamento del WWF con la giornata delle oasi. Quest'anno, grazie ad un accordo con l'Arma dei Carabinieri, alla tradizionale manifestazione del Panda si affiancherà anche la quinta edizione di Riserva Amica dei Carabinieri Forestali. Saranno quindi oltre 200 le oasi, i parchi, le riserve che si potranno visitare per scoprire i tesori nascosti della natura italiana. Oltre alle oasi, quindi, potranno essere visitate gratuitamente anche le riserve dello Stato. In Abruzzo saranno 7 i luoghi incantati per far conoscere le bellezze naturali, 4 oasi e 3 riserve statali. All'appello mancano soltanto la storica oasi di Atri, nella quale si stanno completando i lavori al centro visite, e l'ultima arrivata, oasi marina di Vasto, affidata da pochi giorni. Per l'Abruzzo, ha detto il coordinatore regionale delle oasi, Andrea Natale, sarà una vera e propria festa della natura, con decine di eventi, escursioni, laboratori, incontri divulgativi, giochi e attività per bambini. Saranno aperte, le attività inizieranno verso le 10, sarà possibile visitarle gratuitamente sui percorsi naturalistici, ovviamente saranno illustrate le azioni di conservazione e le altre attività che si fanno nelle riserve, nelle oasi, durante tutti i 365 giorni dell'anno. Nelle oasi troveranno le bellezze diciamo, e la grande varietà di biodiversità che fanno dell'Abruzzo, ovviamente, una delle regioni più importanti dal punto di vista della conservazione della natura e anche dal punto di vista paesaggistico di tutta Europa. Noi ci troviamo ovviamente in una zona di rara importanza, pensiamo semplicemente al valore dell'orso marsicano, e quindi saranno visitabili come lo sono ovviamente tutto l'anno, e noi ci auguriamo che, oltre a venire, diciamo, domenica, la frequentazione ci sia durante tutta l'estate, durante ovviamente anche magari nei periodi di primavera e di autunno, che sono quelli dove forse si colgono meglio le bellezze del nostro Abruzzo.